Si chiama psicobiota ed è quella parte del microbiota intestinale che va ad agire sul cosiddetto asse intestino-cervello, un asse bidirezionale che consente al cervello di comunicare con l'intestino e all'intestino di comunicare col cervello. In quest'asse intervengono in maniera strategica appunto i cosiddetti psicobiotici. Noi ne parliamo nel prossimo appuntamento di Fermenti, venerdì 5 luglio.